Buongiorno ai telespettatori di Cilento TV e benvenuti alla nuova puntata di Pensa Diverso. Riprendiamo le trasmissioni perché ho avuto qualche problema di salute e quindi da oggi in avanti ogni martedì ci sarà la puntata di Pensa Diverso. Oggi ospite è Saverio Principe. Principe, che è anche di Marina di Camerota. Mi dice che poi vabbè, questo diciamo è un dettaglio, ma comunque è diciamo un paesano, ma vive a Palinuro. E Saverio, come dire, è un appassionato di politica, no? Ed è un membro della segreteria provinciale di MDP Articolo 1, Esatto, sì. giusto? Ecco. Saverio, com'è nata questa tua passione per la politica e come mai hai scelto una formazione come MDP? Innanzitutto ritengo di ringraziare te e Gianfranco, ma tutta la redazione di Cilento TV, il signor D'Andrea, per questo invito, davvero molto apprezzato. Per rispondere subito alla tua domanda, io fin dai tempi delle scuole, fin dai tempi del liceo, ho sempre avuto questa predisposizione al sociale, questa predisposizione alla rappresentanza, perché rappresentanza è sacrificio, è onere e onore. È proseguita questo mio approccio anche all'università, creando associazioni universitarie di rappresentanza studentesca. Tu sei laureato, scusami, Laureando, laureato, quindi stai finendo, vai. sì, Che adesso cosa studi? giurisprudenza, Giurisprudenza, va giurisprudenza. bene. Sono uno E dei un prossimo tanti. avvocato oppure magari giudice, chissà. Poi si vedrà. Vedremo, vedremo. Per adesso si Va finisce, bene, poi va dopo bene. valuteremo le varie strade da intraprendere. Stavo Ok. dicendo, questo mio impegno nel sociale è poi continuato all'università, finché poi non mi sono collocato in un'area politica, e quest'area politica ho pensato che potesse essere un'area moderata, un'area progressista, e quindi automaticamente mi sono ritrovato, anche per un'amicizia personale che nutro nei confronti dell'onorevole Federico Conti, mi sono ritrovato ad aderire al partito MDP Articolo 1, che si è anche presentato alle scorse politiche in scissione dal Partito Democratico, in autonomia, in una formazione che vedeva anche Sinistra Italiana, Leo, in Liberi e Uguali, una lista che si chiamava Liberi e Uguali. leader era Grasso, l'ex presidente Sì, del esatto, il Senato. candidato premier era il presidente, ex Grasso, presidente del Senato Grasso, sì, esatto. esatto. Quindi diciamo l'intento poi, no, di questa formazione, perché poi adesso ultimamente, come dire, Leo un po' si è divisa, no? Una Sì. parte di Fratoianni mi sembra che va verso Rifondazione Comunista. Dobbiamo chiarire che LeU non è mai stato un partito. Esatto. LeU è nato come lista e doveva. Sì. Qualcuno aveva proposto, ricordo i vari La Forgia, i vari Rossi, qualcuno aveva proposto di creare un partito che si chiamasse Liberi e Uguali, riprendendo anche logo, colori e persone. Questo non è stato possibile, non è stato possibile per varie ragioni. Allora si è proseguito con il gruppo di MDP Articolo 1, Sinistra Italiana è andata avanti ancora per un po' con il partito con la lista Liberi Uguali, con il logo di Certo, Liberi Uguali, insieme alle altre formazioni anche se in politiche. Parlamento ancora fanno gruppi insieme, In perché Parlamento poi sia. è una questione di numeri lì, è Sì. diverso il ragionamento, Allora, diciamo giustamente. che in Parlamento la situazione è diversa. Perché è diversa? Perché se pensiamo che alla Camera dei Deputati abbiamo 14 Sì, parlamentari, 14 deputati, bisogna avere il invece numero di 20 sono. per Allora, fare un già fu gruppo. chiesta una deroga per avere un gruppo Esatto. parlamentare che si chiamasse Liberi e Uguali, per avere una Certo, rappresentanza tangibile, quindi in certo, certo. Parlamento. Quindi sarebbe anche sciocco oggi Sì. non presentarsi come gruppo unitario e andare a confluire nel gruppo misto dove troviamo fuoriusciti di altri Sì, partiti De e Falco, eccetera, per dire certamente. esatto. Perché poi c'è un cosiddetto gruppo misto. Vabbè, ma questo è un altro paio di maniche. Restiamo un po' sull'MDP e sulla provincia di Salerno. Sì. Poi mano a mano scendiamo, no? Scendiamo fino a Palinuro e anche nel comune di Camerota. Allora, la collocazione di MDP, no? All'interno come politica, come dire, nella provincia di Salerno. In prospettiva, ecco, come si vuole collocare? Più verso il Partito Democratico? C'è stato già un tipo di ragionamento? Oppure
diciamo, si vuole guardare a una formazione magari potere al popolo o rifondazione comunista? Noi innanzitutto, lo dico con tutto il rispetto per le altre formazioni politiche, abbiamo una nostra identità, abbiamo una nostra segreteria, vari comitati territoriali, abbiamo il nostro programma, le nostre idee, quindi andiamo avanti per la nostra strada. Ciò non preclude però la possibilità di sedersi ai vari tavoli con gli altri partiti. Più vicini a potere al popolo, più vicini al Partito Democratico, parlerei immediatamente quindi delle provinciali per far capire come ci siamo collocati in quel frangente. Quando ci sono state le elezioni, le passate elezioni provinciali, noi ci siamo presentati un mese fa più o meno. Un mesetto fa, sì, era nel mese di febbraio, il 3 di febbraio se non sbaglio. Sì, esatto. Ci siamo presentati con una lista autonoma, non come articolo 1 MDP, bensì abbiamo cercato di ampliare e aprire alle varie componenti politiche che ci sono a sinistra del Partito Democratico in... Quindi avete eletto Santoro. Dante Santoro, Dante Santoro, un ragazzo del consigliere comunale di Salerno. Di Salerno, che è stato eletto... Sì. E abbiamo in quel frangente, ad esempio, avuto un dialogo con Idema... con il partito, di De Magistris, con il movimento di De Magistris, di De Magistris. Esatto. abbiamo creato questa lista. Anche con Rifondazione Comunista. C'erano anche loro nell'agro, se non mi sbaglio, c'erano anche... Sì, io ho seguito un po' la situazione, perché poi anche su Facebook Dante Santoro lo come punto di riferimento per diciamo per determinate... che noi siamo contenti del risultato anche, perché per come si è... conformata adesso, successivamente alla legge Delrio, la nomina, voglio dire, l'elezione, ma anche la composizione delle liste, si è fatta molto più arduo e complicato. Molto, noi bisogna considerare un doppio aspetto, che se da un lato nella presentazione delle liste, per quanto riguarda le firme, un voto singolo, qualsiasi essa sia la provenienza all'interno della provincia, vale come voto singolo, uno vale uno, ciò invece non si trasponde invece quando poi si fa lo spoglio, perché un voto di Salerno con il voto ponderato vale 400, il voto di San Mauro La Bruca ti va a valere 14, quindi vediamo molto meno, chiaro. Ecco. Quindi diciamoci chiaramente, avere tre voti a Salerno significa eleggere automaticamente un consigliere provinciale. Noi abbiamo preso tanti tanti voti dai piccoli comuni, due anche nel nostro capoluogo di provincia, a Salerno. Siamo riusciti ad eleggere Dante Santoro con un ottimo risultato. Penso proprio di sì. Poteva, diciamo, anche scattare il secondo. Il suo motto è fiato sul collo, no? Lo utilizza a livello comunale. Esatto, fiato sul collo. Siamo un po' più moderati. Vabbè, però mi piace questo senso. E il fiato sul collo all'amministrazione che c'è a Centola, come sta andando l'amministrazione di Carmelo Stanziola? Tu che vivi a Palinuro, ti devo fare questa domanda. Poi andiamo un po' anche più dentro gli argomenti. È una domanda... La domanda a cui è molto difficile rispondere. Io, partiamo da questo presupposto, sono stato un candidato nella lista avversaria alla lista Impegno Comune, che vedeva come candidato sindaco l'attuale Carmelo Stanziola, l'attuale sindaco di Centola. Ho sempre avuto un approccio coerente successivamente alle elezioni, e spiego subito. Quando ci siamo ritrovati in campagna elettorale, ovviamente nei nostri paesini, pur se piccoli, si fa una politica di gruppi, si mettono insieme gruppi, si mettono insieme partiti, eccetera, eccetera, per la composizione di una lista. Io mi vedevo all'inizio come rappresentanza di un gruppo politico. Questo gruppo politico poi è uscito fuori da questa lista. Io sono rimasto per coerenza, perché avevo firmato la candidatura. Certo. E io, per una coerenza personale, ma anche per amicizia nei confronti di vari candidati della nostra lista, sono rimasto. Con coerenza ho affrontato la campagna elettorale, pur sapendo che era difficile, perché la disparità c'era, si notava, si partiva molto svantaggiato, ci voleva anche molto coraggio per candidarsi contro una lista così forte, che vedeva la presenza di vari gruppi, vari partiti, addirittura destra, sinistra, UDC, Partito Democratico, vedeva la presenza. Io, portato a termine la mia campagna elettorale, che è stata aspra, è stata una campagna elettorale nervosa, posso immaginare. Però portata a termine la campagna elettorale, io ho fatto un gesto. Ho fatto un gesto immediatamente successivo, nella serata di festeggiamenti della lista avversaria,
Io sono andato in piazza, ho stretto la mano all'attuale sindaco e ho detto, nonostante le nostre divergenze, io sono pronto a cooperare per il bene del nostro paese, fermo restando le convinzioni politiche dell'uno e dell'altro. È giusto. Allora, io questo approccio l'ho portato avanti, l'ho portato avanti anche quando si trattava di attaccare poi magari sul personale le persone, io mi sono sempre un po' defilato perché delle volte attaccare sul personale non va bene, no, va mai bene, non serve a nessuno, non serve né a chi attacca né a chi viene attaccato. Serve a fomentare l'odio. Esatto. Ho instaurato delle amicizie con dei consiglieri anche di maggioranza, certo. Ho avanzato delle proposte, ho avanzato anche delle critiche. Alcune proposte sono state accettate, alcune critiche meno, ma nell'ottica quindi, della... Scusami Saverio, il tuo rapporto attualmente con l'opposizione, che in Consiglio Comunale mi sembra che ci sia Dino Fedullo, Ciccarini... In Consiglio Comunale, per quanto riguarda la minoranza, oggi ci sono Francesco Ciccarino, Dino Fedullo, c'è Marco Sansiviero, Maria Rosaria Lo Schiavo e poi c'è una quinta aggiunta che viene dalla maggioranza, parliamo di Paolo Fedullo. Che è fuoriuscito dalla maggioranza attuale. Ma adesso, c'è un punto di riferimento politico allora, vostro all'interno dell'opposizione oppure no? Spieghiamo. Lì cosa è accaduto? Ovviamente, come dicevo prima, quando si vanno a mettere insieme gruppi e non proposte, purtroppo però la lista va costituita, quindi talvolta bisogna anche ragionare di gruppi. Certo. Con i gruppi e quindi costituire le liste in questo modo. Però cosa succede poi? Che se vi sono delle divergenze di vedute o di passo, perché magari gli obiettivi talvolta sono gli stessi, ma non si affrontano nella maniera uguale agli altri, allora ci possiamo ritrovare nella situazione in cui ci sono delle divergenze, troviamo divergenze, disaccordi, disappunti, e questo cosa ha comportato accento? L'ha comportato che la minoranza purtroppo, ahimè, si è spaccata. E allora ci troviamo con due consiglieri di minoranza, Marco Sansiviero e Maria Rosaria Lo Schiavo, in una compagine che si chiama Rinascita, sì, che era il loro ex gruppo, sì, con sì, la sì, quale sì, si sono candidati alle passate elezioni, quelle ancora precedenti. Ho capito. E poi c'è il gruppo invece di Franco Ciccarino e Dino Fedullo, che come riferimento politico sono tesserati di MDP articolo 1. Quindi hanno riferimento politico. C'è un riferimento politico. Sì, sì, sì. Allora, la domanda è questa, ora al di là di tutto, no? Io so che adesso a Cendole si sta ragionando sul PUC. Sì. Ecco. Allora, tu sai che la nota dolente sono sempre, come si dice, le destinazioni d'uso, no? Il cambio di destinazione d'uso. Ecco. Che tipo di battaglia politica l'opposizione sta facendo per impedire oppure magari anche per favorire, non lo so. Quindi la mia domanda è molto aperta. Allora io dico quello che si dovrebbe fare, il tipo di lotta o di approccio che si dovrebbe avere nei confronti di questo tipo di... Che dietro al PUC ci sono sempre tanti interessi. Assolutamente. Ci sono solo interessi, non è detto che siano interessi loschi, ci mancherebbe, perché quello si tratta di linee di sviluppo. Allora, ma sul PUC gli interessi più grandi dovrebbero essere quelli pubblici, quelli della comunità. Sperando. Lì si ferma l'interesse. Gli altri interessi, se rientrano nell'interesse pubblico, va bene, allora se no non ci interessano. Sul PUC va fatta una battaglia totale. Perché totale? Perché deve essere imposto all'amministrazione di uscire fuori con il nuovo piano, rendere conto alla gente di quello che vogliono fare e allora far capire anche alla minoranza che ha fatto un sacco di richieste quelle che sono le loro azioni, le loro proposte per il PUC. Possono essere anche azioni e proposte legittime, voglio dire. Ma c'è questa volontà da parte della maggioranza di un confronto vero? Noi abbiamo fatto come gruppo di minoranza, devo dire, non noi, dico il gruppo, certo, i gruppi di minoranza hanno presentato varie proposte, varie richieste al Consiglio comunale. Perché quella è la battaglia delle battaglie, perché lì poi... Hanno chiesto, dico un'altra cosa, il gruppo di minoranza costituito da Franco Ciccarino, il gruppo, sì, Cambio e Dino Fedullo, hanno addirittura chiesto alla prefettura, sì, di Salerno che verificasse, che sondasse questa situazione affinché si riuscisse ad ottenere un incontro pubblico sul perché PUC. Quello è l'unico modo, oggi, ma ad oggi anche la gente deve essere molto attenta, al di là poi delle varie casacche, no? Che ognuno può avere più o meno, però
le persone stesso, cioè secondo me dovrebbero, come dire, insistere per ottenere non solo incontri ma anche un qualcosa di concreto, perché parliamoci chiaro, c'è stata negli anni che furono, io mi ricordo tutti i problemi che poi aveva sollevato anche Luigi Speranza, Gigino, accendola per quanto riguarda la piana, quell'enorme colata di cemento che poi ha subito, allora, ha subito Palinuro, e Cendola, Comune, eccetera, è stata un qualcosa di sconvolgente. Allora, ecco, capiamoci, il PUC è lo strumento fondamentale per capire dove va una comunità, e su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda la piana, sì, lì doveva sorgere un complesso scolastico come si deve, voglio dire, con le strutture, certo, idonee, strutture anche sport, impianti sportivi, no, decentrato dal centro urbano. Invece oggi, e questo mi fa riflettere sulla riqualificazione di quell'area, invece oggi assistiamo a quella che è la progettazione di un nuovo edificio al centro del, quindi sempre, del paese. Si va sempre con gli appartamenti, si va sempre insomma verso una speculazione, quella è una cosa gravissima. Parlare di speculazione non lo so, perché io personalmente non l'ho letto. Spero, vabbè, di no, credo. Allora, se si preferisce a una scuola, un palazzo. No, più che altro non è che si preferisce alla scuola o un palazzo. È stato scelto, poi l'amministrazione ci dirà il perché, speriamo, vabbè, nella prima riunione utile, è stato scelto di riqualificare il plesso scolastico di Palinuro, quello attuale esistente che sta al centro del paese. Personalmente, io non lo avrei fatto, io avrei cercato di fare di tutto per poterlo, certo, creare, costruire fuori dal centro abitato. Però, voglio dire, queste qui sono delle linee politiche. Ma le carte sono pure abbastanza segrete, allora, queste... Attualmente sono ancora in mano al progettista. Ah, ho capito, quindi... Quindi siamo... penso che ancora ne passerà per ottenerle. Perché adesso non mi ricordo, ma questo è il secondo anno di nuovo di Carmelo, come... Due anni e mezzo. Più o meno quello, sì, è, esatto. Vabbè, come risorse invece occupazionali, il comune di Cendola, come, perché parliamoci chiaro, è un problema poi di tutto il Cilento, di, certo, tutta Italia, eccetera, eccetera, però voglio dire, le risorse occupazionali si limitano sempre solo ai 2-3 mesi estivi, se non si fa qualcosa anche sul PUC siamo fritti. Allora, in merito a questo, io anche in campagna elettorale personalmente ho avanzato delle proposte che andavano in questo senso. Credo che, ma ne stiamo assistendo a questo tipo di approccio per quanto riguarda tutta Italia, all'agricoltura. Sì. Noi vediamo... Scusami che, sì, certo, ti faccio subito quest'altra domanda, così puoi rispondere. A che punto è il progetto Città del Vino Cendola? Perché io so che c'è questa... Cendola, quest'idea, no? Allora, Cendola ha ottenuto... mi ricollego un attimo al discorso, vai, di prima, e arriviamo, e poi, a Città, e poi arriviamo a Città del Vino, perché Città del Vino un po' si ricollega pure a quella che era, certo, che era la mia proposta politica che presentai all'epoca. Io presentai una proposta, la presentai alla gente in campagna elettorale, e io dissi, noi devi sapere che il comune di Cento, nell'area che va da Foria, sì, fino a San Nicola, quel versante lì, è ricco di terreni fruttiferi, terreni che sono demaniali e che, sì, potrebbero indubbiamente essere ripartiti. Gli usi civici ripartiti, certo, rilottizzati, ripartiti, ma però con coscienza e con un piano, non si può ripartire. Certamente. Cioè, amici e parenti, cioè, insomma. Allora, no, più che altro va fatto con una direzione ben definita. Allora, se noi diamo questi terreni, facciamo queste lottizzazioni senza avere un piano alla base, che, cioè, dipende dove vogliamo andare. Ecco perché torniamo sempre al PUC. Certo. Dove vogliamo andare? Vogliamo incentivare il vino? E allora dobbiamo lottizzare, certo, e dedicare quei terreni al vino. Vogliamo dedicare, come ha fatto Montano Antiglia, alle noccioline? Allora dedichiamo alle nocciole. Però va fatto un piano. Allora, certo, la politica è pianificazione. Si chiama idea di futuro. La politica è programmazione, certo, non è altro. E allora io avanzai questa proposta della rilottizzazione, della creazione, spronare la creazione di una serie di cooperative che andassero poi a prendere in mano questi terreni per il loro sviluppo. Avevo anche proposto un ufficio comunale
un ufficio, perché oggi qual è il nostro problema? Il problema è che se un ragazzo, pur avendo l'iniziativa, pur avendo l'idea, pur avendo la voglia e la forza di lavorare, non sa dove mettere le mani. E allora creare uno sportello che assistesse il giovane sia nella fase di creazione dell'azienda, ma anche in fase di gestione dell'azienda. E quindi creare un supporto in favore dei giovani del nostro territorio. Questo ufficio oggi non c'è, non esiste. Io l'avrei creato come primissima azione. E se noi facciamo una cosa del genere, non veniamo da una metropoli, noi abbiamo qualche centinaio di ragazzi, altri lavorano già, altri studiano, avremmo molto probabilmente sistemato una buona fetta di ragazzi. No, ma come no? È dato un futuro, è dato un futuro a questi giovani. È una bella giovani. Cosa quella che e io sono anche d'accordo. Anche in futuro io mi batterò affinché venga intrapresa questa strada, perché non si può vivere di solo turismo, è un turismo malato, è un turismo che è in affanno, e quindi occorrerebbe qualche altra economia, qualche come altra no? economia che possa pure distendere durante tutto l'anno quello che sono gli introiti di una società, perché senza guadagno, senza lavoro, la società muore. Un'ultima domanda, che poi questa poi è una trasmissione che 20-25 minuti. Ci sarebbe tanto. Lo so, cioè, mi sarebbe chiedo scusa anche se parlare, mi dilungo, però sono temi anche molto parlare molto dell'autonomia, questa proposta che voglio, però non c'è tempo, devo fare una domanda un po' diversa. Allora, che mi sta a cuore personalmente, come vedi una fusione fra i comuni di Centola e il comune di Camerota? Potrebbe essere un'idea, un qualcosa su cui lavorare, come la vedi? Fusione, intendi una fusione, creare un fusione, solo un comune? Unico comune, un unico comune. E lo so, non è facile. Non è facile più che altro perché sono due comuni. Ma che quella hanno è la strada, allora, secondo no, me. No, spiego il mio punto di vista su questo. Io ci aggiungerei anche San Mauro Labruc. Sì, sì, no, ma io penso sì, anche San Giovanni, voglio dire. È un comune che mi sta davvero, davvero a cuore, San Mauro Labruc, e credo che possa dare tanto al nostro territorio. Ci sono anche delle belle menti. Ci sono questi giovani speranze, questo gruppo molto interessante. Ci sono davvero persone validissime nel nostro territorio. Esatto. Quello che può essere fatto, magari non creare un unico comune, ma oggi esistono gli strumenti per poter mettere insieme delle realtà comunali. E allora creare un ufficio del turismo comune, creare un ufficio, come dicevo prima, di supporto ai ragazzi per quanto riguarda l'agricoltura comune, creare una politica organizzativa per quanto riguarda le forze dell'ordine, per quanto riguarda la polizia municipale, gestione dei rifiuti, creare qualcosa di comune, può essere fatto. Io immagino anche, e lo dico nella maniera più chiara, io immagino che in futuro possa esistere e debba esistere anche un piano per le spiagge comune. Sì. Perché oggi se ci ritroviamo con un paese che comune di Centola che intraprende determinate strade, quello di Camerota che intraprende determinate strade diverse da quelle di Palinu, ci ritroviamo con due entità distinte e separate che si affronteranno a vicenda nella concorrenza per il turismo. Invece io mi auspico che in futuro possa esserci invece una politica comune di rete reale per il nostro territorio. Ok. Grazie a Saverio Principe, grazie a te della chiacchierata, e arrivederci alla prossima puntata di Pensa Diverso.